Vai a staccare te? Vai, vai. Sembra che il corteo stia per partire. Cittadini di Villa del Conte, siamo qui oggi per manifestare contro un allevamento lager di animali destinati a diventare delle pellicce. Questo allevamento si trova in via Rive Basse, un allevamento che voi conoscerete molto bene ed è gestito da due simpatiche persone, Rizzoli Anna e Cacciamo Franco. Queste persone lucrano sulla vita e sulla morte di migliaia di animali innocenti che vengono allevati in condizioni disumane e poi vengono ammazzati per essere scoriati. Questi animali diventano poi dei capi di abbigliamento che voi indossate quotidianamente e questo molto spesso le persone non lo pensano affatto. Questo allevamento è uno dei pochi allevamenti ancora presenti in Italia, circa una quindicina, dei pochi allevamenti che ancora sono presenti sono un retaggio di un passato di violenza e di sopraffazione. Noi siamo qui oggi a manifestare pacificamente per farvi pensare, per farvi riflettere e per dire a chiare lettere che abbiamo intenzione di continuare fino a quando questo allevamento lager non chiuderà per sempre i battenti. Noi non siamo per delle gabbie più larghe, delle gabbie più spaziose oppure un trattamento tra virgolette più umano degli animali. Noi siamo per la liberazione animale. Non ci devono essere più allevamenti, non ci devono essere più Cacciamo e Rizzolo Anna che allevano degli animali guadagnando dei soldi con delle mani sporche di sangue. Non ci devono essere più allevamenti nascosti lungo delle stradine o dietro delle siepi dove migliaia di animali vivono una vita miserrima prima di essere ammazzati e scoiati. Molti degli abitanti della zona, ben 44 residenti di Villa del Conte, ultimamente si sono anche lamentati per il puzzo insopportabile di morte che esala da questo allevamento e si sono resi partecipi di una protesta in comune. Noi siamo qui oggi anche per sostenere queste persone, perché queste persone hanno il diritto di vivere in modo tranquillo e non vicino a un lager dove vengono sterminati migliaia di animali. E poi dopo le pelli vengono conciate con dei materiali chimici che sono altamente inquinanti e cancerogeni. Ma questo non è una questione che a noi interessa. La questione che a noi interessa oggi è ribadire, dire pubblicamente che siamo esclusivamente per la liberazione animale. Noi non abbiamo più il diritto di uccidere, di sterminare e di usare violenza contro degli esseri senzienti. Quindi oggi partiremo da questa piazza e ci avvieremo a piedi verso l'allevamento lager. Invitiamo tutta la cittadinanza a informarsi, a prendere i foglietti informativi e a protestare presso il comune per fare in modo che questo allevamento, questa vergogna per Villa del Conte cessi una volta per sempre. Grazie e viva la libertà!